questa sessione con l'ultimo contributo intitolato Rendere visibile l'innovazione, sviluppo di un ambiente online video-based per la documentazione di pratiche didattiche innovative. Ne è autrice Ilaria Bucciarelli, che lo presenta anche a tutti noi. Aspettiamo che la presentazione sia pronta. Vabbè, intanto ne approfitto e mi presento. Mi chiamo Ilaria Bucciarelli e sono una ricercatrice presso INDIRE, che è un istituto di ricerca del Ministero dell'Istruzione che, diciamo, fin dal 1925 è stato istituito da Benito Mussolini per la documentazione delle pratiche didattiche. E quindi quello che andremo a vedere è un progetto di documentazione di pratiche didattiche online. Online vuol dire su YouTube specificatamente. Io mi occupo in particolare dell'utilizzo dell'audiovisivo in campo educativo e formativo. E quindi abbiamo cercato di produrre appunto un canale YouTube per la documentazione di pratiche didattiche innovative, seguendo una serie di spunti di progettazione che poi magari andremo ad approfondire. Io intanto vorrei proprio far vedere, ok, il canale sostanzialmente è la cosa più importante, però stiamo cercando anche di caricare le slide. Ah, ok. Il canale non è ancora attivo, nel senso noi abbiamo costruito i contenuti durante lo scorso anno insieme a una serie di scuole e di docenti che collaborano con noi all'interno di un progetto che si chiama Avanguardie Educative, per cui è una rete di scuole, tra virgolette, innovative, che fa ampio uso di tecnologie nella didattica quotidiana. L'idea che sta dietro al progetto è quella di trasferire la conoscenza tra scuole senior, che sono appunto anche il TOSI di Busto Arsizio, di cui fa parte la docente che mi ha preceduto, e a scuole junior che vogliono imparare. Quindi c'è un concetto appunto di trasferimento di conoscenza fra pari sostanzialmente. Ok, questo l'abbiamo già detto, il mio istituto si occupa da molto tempo di documentazione, quindi tutto questo lavoro si inserisce in questo filone della mission dell'istituto. In realtà abbiamo cercato in letteratura, nonostante questa fosse anche un'idea, fondamentalmente nasce come un'idea ispirata ai MOOC, che però hanno delle criticità rispetto all'utilizzo per dei docenti che lavorano e quindi hanno bisogno di strumenti più leggeri, mi viene da dire, nel senso più brevi, più più facile spendibilità. Però volevamo fare un catalogo di esempi. Un catalogo di esempi che fosse radicato proprio nell'esperienza dei docenti. Non ci prefiggiamo di trovare la pratica didattica perfetta, ma di raccontare cosa fanno queste scuole che ogni giorno lavorano per mettere a sistema l'innovazione. Abbiamo pensato di farlo, appunto, come dicevo, in audiovisivo, perché adesso l'audiovisivo è un po' il linguaggio che si sta stabilizzando come quello principe di internet, del web, che era chiaramente il nostro canale di delivery e di consegna della conoscenza ai nostri utenti. Tra l'altro siamo ampiamente confortati nel fatto che la videoeducazione appunto è fortemente
è dimostrata appunto l'efficacia dell'audiovisivo nel trasferimento di conoscenza all'interno di processi formativi, didattici, eccetera. Ecco, questa è la cosa che in realtà mi interessa. Poi dopo, se c'è tempo, l'analizzeremo. La dimensione che intanto, perché questo canale non è attivo, lo sarà a partire da adesso, diciamo da settembre, abbiamo distinto queste tre dimensioni del top-down, bottom-up e follow-up. Top-down vuol dire che l'indire, comunque noi, facciamo una proposta dall'alto verso gli utenti di buone pratiche normate. Okay? Quindi noi documentiamo quelle che al nostro insindacabile giudizio sono delle buone pratiche didattiche. L'idea, e questa è la prima fase, l'implementazione del canale segue un po' questa logica. Però l'orizzonte è quello poi, a partire appunto da un processo di documentazione e poi di coaching e di restituzione della pratica da parte delle scuole, di implementare degli strumenti per avere la documentazione da parte degli utenti, è il secondo step, direttamente dalle scuole. E in questo implementare anche dei sistemi di follow-up dell'interazione, cioè io ti propongo qualcosa, le reazioni e i feedback da parte dell'utente che guarda e da parte del tutor che fa la proposta. Però andrei a vedere il canale velocemente. Allora, questo è il canale. Illuminante. Original and interesting. Diverso. Strano. Un po' con... Ad un primo accesso c'è questo piccolo trailer che abbiamo fatto con dei ragazzi, però insomma adesso magari non ci confrontiamo con questo, ma con una delle altre attività. Forse avrei bisogno di un audio più alto. Salve, sono Michele Gabbanelli, insegno lingua e civiltà inglese all'Istituto Savoia Benincasa di Ancona, nello specifico nell'indirizzo del liceo scientifico. Sono formatore in varie attività che riguardano l'innovazione didattica, soprattutto... Allora, la prima clip, diciamo, è una presentazione, una presa di campo del docente che si deve autoproporre come leader nella sua disciplina, materia, singolo settore. Classroom, il debate, il social. Quindi si presenta e fa capire chi è all'utente che guarda. Qui nella nostra scuola disponiamo ormai di tre ambienti specificatamente dedicati all'apprendimento attivo, uno dei quali avrete modo di vedere durante questa esperienza. Quello che propongo è un percorso di letteratura inglese destinato a studenti di una classe quarta della secondaria di secondo grado. Il percorso riguarda nello specifico il Macbeth di William Shakespeare e consiste di quattro momenti distinti. Un padlet brainstorming, una roundtable discussion, una flipped learning e un debate finale. Avrò modo di illustrarvi ognuna di queste singole fasi. A questo punto si va a analizzare, a documentare le singole fasi di ciascuna attività. È stato l'assegnazione di un compito delle vacanze un po' speciale nel giugno scorso a una classe terza, ossia la lettura in file digitale del Macbeth di Shakespeare, fornito appunto in digitale e in versione originale. Lo scopo era duplice: familiarizzarli con la trama dell'opera e anche familiarizzarli con un linguaggio così denso e immaginifico come quello shakespeariano. Guys, so you read Macbeth last summer, didn't you? I hope you appreciate it. Now this is our Padlet brainstorming. Please double click on the Padlet. Open a post-it, write down your name and give us your contribution to the lesson. Al ritorno delle vacanze, il momento iniziale è stato quello del Padlet brainstorming, cioè una tempesta di idee tramite il Padlet, questa bacheca virtuale creata da me e condivisa con i ragazzi tramite un link specifico.
dal proprio device personale i ragazzi in aula affiggevano dei post-it, evidentemente dei post-it virtuali, rispondendo a delle domande, a delle suggestioni che io avevo scritto nel Padlet. In questa maniera mi sono sincerato che i ragazzi avessero effettivamente letto l'opera durante l'estate e al contempo abbiamo raccolto appunto così delle idee, delle opinioni, degli spunti su come poi manipolare, su come gestire la conoscenza acquisita. Ok, scusate, ma non possiamo guardare tutto. Quindi chiaramente la lezione continua, è fatta di varie fasi. Sono stati i docenti che hanno proposto le attività, nonostante noi avessimo totale fiducia in questi docenti perché sono lavorano con noi da molti anni e quindi diciamo il processo di validazione dell'attività stessa e della proposta è avvenuto con un lavoro piuttosto articolato e lungo nel corso del tempo. Diciamo hanno lavorato almeno 2 o 3 anni con noi prima di arrivare a essere selezionati per proporre l'attività. Questo è comunque, non è garanzia però della qualità poi della restituzione, perché ci sono varie cose che entrano in campo, a partire anche banalmente dalle condizioni fisiche dell'ambiente in cui questi docenti lavorano, che nel momento in cui noi andiamo a restituire in video hanno un impatto molto forte, per cui questa aula bellissima che hanno ad Ancona contribuisce poi alla buona riuscita dell'attività stessa. E quindi quando si lavora col video ci sono varie questioni da tener conto. L'idea era quella di cercare di lavorare con un piano di produzione, diciamo, lo possiamo chiamare così, che avesse un bassissimo budget, un bassissimo investimento, perché a mio parere, e infatti sono fatti in economia, cioè sono fatti con un'unica camera e ci sono anche un po' di problemi di audio, ma volevamo capire fin dove possiamo arrivare con il minimo dell'investimento, perché chiaramente il nostro è un settore non così ricco, e perché questo canale ha senso se si popola di molti contributi, a mio parere, perché proprio la parzialità di ciascun punto di vista fa sì che ne siano necessari moltissimi per dare un po' il quadro complessivo e la globalità. Se ho ancora un altro minuto soltanto, 2. Questo appunto è il canale YouTube al quale vi chiedo di iscrivervi, perché io ho necessità di cambiargli l'indirizzo e YouTube mi chiede 100 iscritti, siccome l'abbiamo tenuto molto nascosto per sperimentarlo. In realtà diciamo il progetto completo sarebbe la prospettiva nella quale volevamo lavorare, quando dicevo follow up, bottom up, top down, eccetera eccetera, era un po' questo, cioè di una piattaforma questo è un prototipo molto rudimentale. Come faccio a tornare al PDF? Dove la parte top down sta in alto ed è appunto il video, ma abbiamo anche in basso il famoso bottom up, cioè la possibilità per l'utente di uploadare materiali relativi alla sua localizzazione della pratica che noi proponiamo, e poi chiaramente sistemi appunto che avevamo chiamato di follow up. E va bene, ho concluso. Grazie alla dottoressa Bucciarelli.
Ritengo questo progetto dell'INDIRE estremamente interessante. Io personalmente ho provato poco meno di 10 anni fa a proporre all'istituzione Nidi e Scuola dell'Infanzia del Comune di Reggio Emilia di costituire un archivio video degli esempi didattici, perché io ho sempre creduto nella straordinaria potenzialità, vedi esperienze di micro-teaching, eccetera, dei video e della riflessione sui video per la formazione dei docenti. Purtroppo questa mia idea di una decina di anni fa si è arenata davanti a problemi relativi alla ai diritti di riservatezza per le immagini dei bambini in azione, soprattutto perché poi queste immagini sarebbero state utilizzate in contesti pubblici che sono quelli della formazione dei docenti. È stato un vero peccato, quindi il fatto che l'INDIRE, che poi è il soggetto istituzionalmente più competente in questo settore, pensi di costituire un archivio del genere, secondo me è un enorme passo avanti, quindi il mio più sincero augurio di buon lavoro.